Per l'ottava volta il team specializzato nella campagna di sensibilizzazione per una maggiore sicurezza negli sport invernali, sia sulle piste sia fuori pista, ha avviato un nuovo tour nelle zone sciistiche dell'Alto Adige. L'inaugurazione della manifestazione per questa stagione invernale si è tenuta nella cornice del ghiacciaio della Valsenales. Gli interessati hanno potuto usufruire del service checkpoint, una verifica professionale della regolazione degli attacchi e degli sci. Infatti un'attrezzatura buona, controllata e mantenuta regolarmente, contribuisce in modo decisivo alla sicurezza. Nell'ambito della manifestazione i maestri di sci della scuola sci Valsenales hanno dato lezioni gratuite per migliorare tecnica e performance. La campagna sulla sicurezza è uno strumento molto importante di comunicazione verso gli sciatori per trasmettere a loro queste nozioni sulla sicurezza e di comportamento che devono avere sulle piste per non correre pericolo di avere degli incidenti e di farsi male. Ad attirare l'attenzione anche il cane da valanca Justin. Nel corso di una dimostrazione pratica ha messo in evidenza la sua bravura e professionalità, trovando una persona dispersa e travolta dalla neve. Sì, freeride e sci alpinismo sono cose veramente belle. Ci sono da rispettare due o tre regole, bisogna conoscere bene la zona, guardare il bollettino valanghe e chi non se la sente meglio andare per imparare all'inizio con una guida alpina per imparare un po' come si comporta nel fuori pista. Presente all'evento anche il vice campione mondiale di slittino Andreas Castiglioni, il quale ha mostrato come si conduce uno slittino con lo stile e la bravura di un professionista. Il team della campagna Sicuro Mi Diverto sarà un tour ancora tutto l'inverno per portare con l'informazione, il divertimento, i servizi e l'intrattenimento il tema della sicurezza direttamente agli amanti degli sport invernali.